Martina, dai, che non sei di Napolito, diciamo che l'anno scorso è andato tutto come uno scherzo con Santino, perché lui aveva voglia, è un veterano nel mondo delle reti del Salento, e niente mi ha fatto. Guarda, tecnica, insomma, quindi ho accettato subito, quindi potete dire qua, dire due parole di, niente, di complimenti ancora per la riuscita del Pintorelli del 5 Comuni, riuscita, cioè siete state partendo, avete lavorato tanto, io mi sono debitato, mi sono riposato, però non li ho lasciati, ho fatto continuare a lavorare, immagino che è stato duro, veramente duro, però questo team ci ha messo tanta passione, ha rimesso mano a Redi, sta dando qualcosa di nuovo, è riuscito a ottenere nuovi stimoli, poter mettere in marcia un nuovo percorso diverso, delle auto storiche, quindi un trend di crescita che conferma la qualità dell'organizzazione. Complimenti veramente. Grazie molto per poco. Magari ci porterai anche a Antonello nella descrizione delle prove, penso hai già previsto in qualche modo, perché mi dicono che nessuno prova. Allora, no, allora facciamo dire, magari scopriamo il caso, con Antonello sono quelle che sono le novità di quest'anno e poi magari anche il giudizio deciso da parte di Santino. E niente, anche quest'anno il 5 Comuni cambia le prove. L'aprile passa sempre il protagonista del trofeo vero R2, Antonello, è unico partecipante, quindi insomma. Gabriele, come sei? Prego Antonello. Allora anche quest'anno è stato da mi onoro di porgere i saluti dell'AXAI a tutti quanti gli sportivi e quindi a tutti quanti voi. Oltre a questo mi è arrivato un fax, quindi devo comunicare tale e quale il fax che mi è arrivato da Roma, con testuali parole, un minuto di raccoglimento perché sono venuti a mancare oggi Romano Fazio, il presidente del Lazio AXAI, e non più presidente dell'autodromo di Vallelunga. E Fazio è una persona che l'abbiamo conosciuto nel rally del Salento, è venuto per tanti anni qua, e Alberto Colombati appartiene al Piemonte, quindi un'altra persona molto importante. Pierpaolo vieni, Silvia la parola. Ne manca qualcuno che sono giustificati. E io farei l'applauso a questi ragazzi perché sinceramente. Francesco. Donato, che speriamo che quanto prima ci diano anche lui. E che grazie a loro riusciamo a fare.
questa bellissima manifestazione. E devo dire anche una cosa, che abbiamo due ragazze new entry che da quest'anno, se non sbaglio, hanno preso la licenza di verificatrice sportive, quindi per loro sarà il primo derby da verificatrice, hanno iniziato con Gislalom e stanno ottenendo dei grandi risultati. Non c'è, vabbè, l'avevo visto, è andato a fumare, peggio per lui. Vai Mauro, allora ci sono, possiamo confermare i mutuali sordi, cioè abbiamo cambiato macchina, non so quale, aggiorniamo la situazione. Insomma, possiamo dire, signora, lo scorso anno Francesco ha avuto un po' vita facile, insomma, l'ha stravinto. No, no, aspetta, no, diciamo, no, no, aspetta. Per merito, diciamo, per mio, merito suo, per merito. Allora, un applauso, poi dopo sentiamo gli altri. Un applauso a Francesco Lizzetto, innanzitutto scusate le spalle. Grazie per la macchina, perché insomma abbiamo fatto, è bella, quando è bella. Questa volta cambiamo, casomai sembra diversa poi il momento. Quindi il prossimo anno cambiamo di colore, va? Senti, entriamo sul, io ho detto, lo scorso anno Francesco Lizzetto, per certi versi, secondo me ha avuto un po' vita facile, per merito tuo, voglio dire, cioè l'hai stravinto. Quest'anno c'è Mauro la prima volta con lo Super 2000, che anche, insomma, Fernando con Super 2000, non so se ci sono altri Super 2000. Al momento. Ah no, speriamo. La iscrizione è quella di Fernando Rosa. Ci potrebbe essere anche una VRC, insomma. Segurativa e finanza, Pullo, forse ho visto, ci sono i prodotti, ecco, c'è la ditta Pullo in persona. Parteciperai anche te, c'è qualche anticipazione, perché svegliamo. Della Sento Nuovo Sport, la svegliamo stasera, questo posso, volevo dire, so, perfetto. No, anche questa serigrafia in vetro, sì, lo vedo lì centrale, come al solito sono sempre in maniera disordinata, però insomma ringraziamo anche questa ditta che c'è, anche lui, se non sbaglio, sempre lui pulisce, Pino ha detto, però lui in macchina, se giriamo qualcosina esce, io la verità, è probabile che c'è qualcosa in macchina, ma io lo riferisco. Saluto di Rito, prego. A lui ieri se c'era da fare qualche degustazione questa sera a disposizione, però non mi ha fatto sapere niente. Calendugno e presiccia. Ok, quindi assaggiato, c'è Fernando per vicini ancora, c'è la corrente, vabbè, tanto sempre ole si tratta, grazie. Ah, allora, l'occasione per fare lo spot di questa azienda, prego. No, vedendo olio e l'oliva, sinceramente, ecco, allora svegliamo l'arcano, prego. Degli impianti di depurazione, depuriamo i rifiuti. Allora, giusto il saluto, insomma, per quanto riguarda la provincia e anche la rappresentanza del comune di Lufano, prego. Buonasera, io mi scuso, ti sono stato invitato ieri. Nella prima edizione del Liderato, tanto insomma lei ti ha aiutato proprio a ripulire la prova, insomma un lavoro maschile fatto da... prendi due e paghi uno, eh. Tra l'altro c'è anche l'offerta, la promozione, avete visto, della pizzeria Pomodori per tutti i piloti e i meccanici, 10% di sconto sulla consumazione. Conflitto di interessi, Sandro. Allora no, e io per Luigi volevo... Andiamo avanti, speriamo che ci saranno anche in Puglia. Che genere di trasporti facciamo, Nicolo? Facciamo un po' di tutto, abbigliamento, mobili. Trasportiamo anche le suocere? Suocere. Quelle sono a casa. No, vabbè, io chiedevo. Allora, Antonello, anche Nicolo, insomma, così fedelissimi. Niente, spero che quest'anno qualche equipaggio in più ci sia, visto che non siamo riusciti a trovare qualche
dove mi hai collocato. Buon appetito, eh? Grazie. Tu non mangi? Dopo guarda. Agli amici. Non ti piacciono i ravioli, eh? Ti piacciono, non ti piacciono?
Grazie.